Buongiorno, oggi voglio farvi vedere come fare questo coniglietto. Vedete, è semplicissimo. Ha una codina, le braccine e le orecchie. Qui ho legato qui un fiocchetto, un rosa, perché devo regalarlo a una bambina che deve nascere, altrimenti un fiocchetto celeste se è un maschietto. Allora, cominciamo il tutorial. Cominciamo con le zampette, cominciamo con il nostro solito anello magico per fare la prima zampetta, facciamo la nostra catenella per bloccare e lavoriamo le nostre solite 6 maglie basse, 2, 3, 4, 5 e 6 maglie basse. Stringiamo il lavoro, facciamo una maglia bassissima sulla prima maglia bassa lavorata per chiudere e abbiamo fatto il primo giro. Ora faremo 6 aumenti, quindi 2 maglie in ogni maglia e arriveremo a 12. Lavoreremo naturalmente a spirale, quindi senza fermarci. Metteremo un marcapunti per riconoscere l'inizio del giro, quindi cominciamo 1 e 2, 3 e 4, 5, 6, 7, 10, 11 e 12. Abbiamo così fatto il secondo giro. Prendiamo un filato, io prendo un filato di colore diverso. Prendo un bel verde, così si vede, di colore diverso. Lo metto all'inizio del prossimo giro, così. Ora faccio il terzo giro facendo una maglia bassa e un aumento e le maglie diventeranno 18. Quindi 1, 2 e 3 l'aumento. 1 normale sono 4, l'aumento sono 5 e 6, una maglia normale sono 7, l'aumento sono 8 e 9. La maglia normale e siamo a 10, l'aumento e siamo 11, 12, la maglia normale siamo a 13, l'aumento e facciamo 14 e 15, la maglia normale siamo a 16 e l'ultimo aumento diventano 18, 16, 17 e 18. Abbiamo fatto così anche il terzo giro. Da questo punto in poi lavoreremo senza aumenti, quindi una maglia in ogni maglia. Faremo in questo modo fino ad arrivare al trentesimo giro, quindi questi ne sono 3, ne faremo altri 27. Lavoreremo quindi maglia su maglia. Le faccio vedere un giro, una, due, tre, quattro, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18. Ho fatto anche il quarto giro, sposto sempre il marcapunti per segnare il prossimo giro e vado avanti sempre senza aumenti fino al trentesimo giro. Ci vediamo quando arriviamo al trentesimo giro. Verrà fuori un tubicino che sarà la gambetta. A dopo. Sono arrivata al trentesimo giro. A questo punto, per chiudere la gambina, faccio una maglia bassissima e taglio il filo.
devo fare un'altra gambina allo stesso modo, ma non devo tagliare il filo quando arrivo alla fine. Quindi, siccome io la prima gambina, ecco, l'ho già fatta, questa per me è la seconda, non faccio né la maglia bassa per chiudere e né taglio il filo. A questo punto faccio solo, dopo aver fatto il 30° giro, 3 catenelle, 2 e 3 catenelle. E mi vado ad agganciare con una maglia bassa su una maglia dell'altra gambina, facendo così una maglia bassa. Faccio ora altre 17 maglie basse, in tutto 18, quindi una, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, nove, dieci, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18. Sono arrivata nel punto dove ho fatto le catenelle. Vedete? E vado a lavorare sulle catenelle 3 maglie basse, una, due, e 3 maglie basse sulle 3 catenelle che avevo fatto. Lavoro ora altre 18 maglie sull'altra gambina, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18. Sono arrivata di nuovo dove erano le catenelle e sull'altro lato delle catenelle vado a rilavorare 3 maglie basse. Una, due e 3. Quindi sulle catenelle ho lavorato 3 maglie basse da un lato e 3 maglie basse dall'altro. Ho finito il giro e a questo punto ho 42 maglie. Ora mi fermo un attimo per imbottire. A dopo. Ho preso l'imbottitura e cominciamo ad imbottire le gambette, altrimenti poi dopo non ci riesco perché mi è complicato. Fino in fondo. Almeno la parte più profonda. Ecco qui. Facciamo pure l'altra gamba. Qui e anche questo. Ecco qui.
cominciato a dare la forma alle gambine. Vedete? Eccole qua. Continuiamo a lavorare. Mettiamo un marcapunti per segnare l'inizio del giro, o un filo oppure una spilletta, quello che volete, e ricominciamo a lavorare. Facciamo il secondo giro lavorando le maglie così come si presentano. Quindi lavoreremo 42 maglie. Allora, questa l'ho già lavorata, vado a lavorare in questa successiva. Faccio 42 maglie senza aumenti e senza diminuzioni. Sono 3 e vado avanti. A dopo. Allora, ho fatto il secondo giro da 42 maglie, sposto il marcapunti e continuo lavorando sempre 42 maglie, quindi una maglia su una maglia fino al dodicesimo giro. Quindi continuo così fino al dodicesimo giro. Ci vediamo al dodicesimo giro. Arrivata al dodicesimo giro, a questo punto mi sposto, vedete, sono sul dietro, mi sposto su un lato qui. Quindi continuo, tolgo il marcapunti e continuo a lavorare fino ad arrivare a un lato del pupazzetto. Sono su un fianco, vedete? E adesso, prima di cominciare a fare le diminuzioni, continuo ad imbottire la parte delle gambe. Imbottisco anche tutte e due le parti delle gambe. Vedete? Ok. Man mano che lavoro imbottisco così mi è più semplice. Allora, a questo punto cominciamo a fare le diminuzioni. Allora, facciamo una diminuzione per lato qui ai fianchi. Quindi uno lo faccio qui, ecco, sono una diminuzione. E poi metto il marcapunti. Questa è la prima diminuzione che ho fatto. E lavoro 19 maglie. Dovrei trovarmi all'altro lato, 2. 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19.
sono dall'altra parte, altro fianco, e faccio un'altra diminuzione, quindi lavoro una diminuzione prendendo due maglie insieme. Arrivo dall'altra parte facendo di nuovo 19 maglie. Ho fatto le mie 19 maglie, sono di nuovo sul fianco e faccio la diminuzione. Faccio ora 18 maglie, 18 maglie e la diminuzione da quest'altro lato e poi di nuovo 18 maglie. Diminuzione 17 maglie, diminuzione 17 maglie. Quando abbiamo fatto la diminuzione a 17 maglie, avremo fatto il quindicesimo giro e siamo a 36 maglie. Quindi facciamo ancora un'altra diminuzione a questo giro e da 40 siamo a 38. Poi facciamo 17 maglie, diminuzione a destra, diminuzione a sinistra e saremo a 36 maglie. Ci vediamo dopo. Sono arrivata al quindicesimo giro, ho 36 maglie. Sposto come sempre il marcapunti e adesso faccio 4 maglie e una diminuzione, quindi per tutto il giro farò 1, 2, 3 e 4 maglie e una diminuzione. Uno, due, tre, quattro maglie e la diminuzione. Uno, due, 3, 4 maglie, la diminuzione, 1, 2, 3, 4 maglie, la diminuzione, 1, 2, 3, 4 maglie, ancora la diminuzione, quindi lo sto facendo per tutto il giro. 1, 2, 3, 4 maglie e l'ultima diminuzione. In questo modo ho 30 maglie. Facciamo ora un giro da 30 maglie. Dopo aver fatto il giro da 30 maglie, ricominciamo a fare le diminuzioni sempre sui fianchi. Quindi facciamo una diminuzione sul primo fianco. Poi facciamo 13 maglie, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
10, 11, 12 e 13 maglie. Sono sul fianco, come vedete, e faccio la diminuzione. Faccio di nuovo 13 maglie, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. 11, 12 e 13 maglie. Alla fine di questo giro ho 28 maglie. Continuo così, diminuendo a destra e sinistra fino ad avere 24 maglie. Quindi sposto il marcapunti e faccio la prima diminuzione su questo fianco. Poi arrivo dall'altra parte e faccio la diminuzione. Ok, ci vediamo dopo. Faccio un giro da 24 maglie. Quindi 1, 4, quindi senza diminuzione, un giro da 24. Ho fatto il giro da 24 senza diminuzioni, adesso rifaccio le diminuzioni e continuo a fare 10, una diminuzione, quindi una diminuzione, dieci maglie. Maglie, un'altra diminuzione da quest'altro lato e di nuovo 10 maglie, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Così abbiamo 22 maglie. Spostiamo il marcapunti e continuiamo ancora a fare le diminuzioni. Diminuzione. Nove maglie, diminuzione, 9 maglie. Continuiamo così fino ad avere 16 maglie, quindi 9 maglie la diminuzione e 9 maglie, poi faremo la diminuzione, 8 maglie la diminuzione, poi faremo ancora 7 maglie,
diminuzione, 7 maglie la diminuzione, fino a quando arriviamo ad avere 16 maglie. Andiamo avanti. Allora, sono arrivata ad avere 16 maglie, continuo ad imbottire e mi fermo per adesso. Cominciamo ora a fare la testa.